un provvedimento sofferto ma necessario, è quanto affermato dal prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone all'indomani dell'incontro sulla lunga e complessa vicenda per il passaggio di cantiere dei dipendenti della Ipervigile. Diciamo che io sono stata la causa indiretta. Nel momento in cui io mi sono posta il problema di emanare un provvedimento che avrebbe avuto delle conseguenze sugli operai, ci ho pensato una, due, venti, trenta volte, ma non si poteva consentire l'illegalità. Quindi era un provvedimento molto, molto sofferto, ma un provvedimento da emanare perché per il rispetto della legge e anche a tutela degli stessi operai. Abbiamo dato 30 giorni di tempo, nel frattempo anche con la provincia, anche con la direzione provinciale del lavoro, si stanno facendo tavoli. Io ritengo che quel servizio dovrà essere svolto, evidentemente dovrà essere svolto da altri istituti. Cerchiamo di fare in modo tutti insieme che questi altri istituti possano avvalersi di queste professionalità e di queste esperienze e per la validità dello stesso servizio. Il nostro impegno e l'impegno della prefettura insieme agli altri è in questo senso. Quindi possiamo lanciare un messaggio di serenità a quei giovani che stanno male in questo momento? Ma questi giovani intanto li abbiamo incontrati ieri, li abbiamo incontrati l'altro ieri con le organizzazioni sindacali che stanno facendo un ottimo lavoro a fianco a noi e speriamo di poter dare un messaggio positivo a tutti. Non abbiamo la bacchetta magica, non possiamo creare posti di lavoro, non possiamo risolvere problemi molto gravi e molto seri. Io posso dire solo che ce la mettiamo tutta.